A volte il passato viene a cercarti per chiederti di fare pace, e se lo ignori, ti intrappolerà per sempre. Oggi voglio parlarvi degli anni che restano, una graphic novel realizzata da Brian Freschi e Davide Auriglia. Brian, sceneggiatore, si è occupato della scrittura della storia, mentre Davide, illustratore, si è occupato della realizzazione delle tavole presenti all'interno di quest'opera. L'editore è Bao Publishing, quindi al top per quanto riguarda qualità e reperibilità. Perché parlare di una graphic novel in questo canale? Premetto che non voglio fare una recensione tecnica perché non è il mio ruolo e non sono qua per questo. Semplicemente negli anni che restano la fotografia viene espressa con grande semplicità, con grande rispetto e splende veramente alta nel cielo di questa storia. Allora, è una storia che a me sinceramente ha lasciato molto, ha anche commosso sotto certi aspetti. Non è uno di quei racconti che si leggono e poi si ripongono in libreria. Viene voglia di rileggerlo, viene voglia di cogliere nuove sfumature. E questo chiaramente anche grazie alle illustrazioni che sono qualcosa di spettacolare. Ma andiamo al succo del discorso. Allora, la fotografia perché è ben espressa? Perché la storia in brevissimo parla di due ragazzi, di cui uno ha la passione della fotografia, scatta sempre fotografie, poi accadono delle cose e queste sue fotografie diverranno il fulcro della storia per ricostruire il passato e per completare un puzzle mentale, e non solo, per quanto riguarda uno dei due soggetti, uno dei due personaggi. Sono delle fotografie che possono fare male in determinati casi, possono dare delle risposte in altri casi e possono lasciare dei dubbi in altri casi ancora. In più, le illustrazioni presenti ti aiutano a percepire dei suoni, a vivere delle emozioni, dei sentimenti, sentire sapori, odori e soprattutto non ti limitano, quindi non ti danno completamente una visione al 100% di quello che sta accadendo, riescono a stimolare la tua fantasia. Ditemi cosa può mancare per essere un libro che può dare ispirazione per quanto riguarda le illustrazioni presenti, per quanto riguarda la storia e soprattutto piacere e istruzione per quanto riguarda la comprensione di come viene utilizzata la fotografia all'interno di quest'opera. Una cosa che ci tengo a precisare: Gli anni che restano è un'opera decisamente adulta. Io non conosco il mondo delle graphic novel, devo dire che questa è la prima opera che vado a leggere, ma sono rimasto pienamente soddisfatto. Per quanto riguarda rilegatura, grafiche, stampa, è magnifica, è veramente un pezzo da tenere nella propria libreria con gelosia e con passione, e io ve la consiglio. Vi lascio qui sotto in descrizione il link Amazon per poterla acquistare comodamente. Faccio i complimenti a Brian e a Davide perché hanno fatto veramente un ottimo lavoro e sinceramente li voglio ringraziare, essendo io un fotografo, perché sono riusciti finalmente, dopo tante cose che ho letto, dopo tante cose che ho visto, a portare in alto anche il nome della fotografia e soprattutto a farlo in maniera del tutto spontanea, senza voler a tutti i costi arrivare ad una conclusione. Si sono serviti della verità, della realtà, nuda e cruda, che spesso e volentieri, purtroppo, viene dimenticata, ovvero la fotografia è creazione di ricordi, di emozioni, di sentimenti, di storie. Non è macchine fotografiche, non è tecniche di post-produzione, non è tecniche di stampa, quelle sono altre cose, quelli sono dei mezzi che servono, delle tecniche che servono, ma sono sempre in secondo piano rispetto al potere comunicativo. Quindi di nuovo complimenti, comprate Gli anni che restano se amate la fotografia, perché non potete assolutamente farvi mancare quest'opera nella vostra libreria. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi incuriosisce questa storia, se l'acquisterete e se l'avete già acquistata o l'acquisterete appunto in futuro. Dopo averla letta magari scrivetemi una piccola recensione, in modo che anche gli autori possano ogni tanto dare un occhio a questo video e leggere cosa ne pensate, che è una cosa che penso faccia sempre piacere, anche perché è decisamente giunta l'ora di iniziare a supportare i giovani con delle qualità, con qualcosa da dire, con qualcosa da esprimere e soprattutto con delle doti veramente notevoli. Io vi auguro una buona continuazione e soprattutto buona luce.